Buongiorno, oggi ho deciso di fare una specie di vlog barra get ready with me un po' più movimentato del solito, perché mi sono resa conto che oggi sarò da sola tutto il giorno, quindi mi farebbe piacere la vostra compagnia, tenermi attiva insomma. Inoltre ci sono diverse cose che ho da raccontarvi, dei piccoli aggiornamenti, e siccome ho visto che è una giornata un po' così così, magari vi porto anche in giro con me, visto che appunto non c'è tanto sole, quindi non si muore di caldo, almeno posso girare tranquillamente in città e farvi vedere qualche posto che mi piace particolarmente. Per prima cosa mi trucco molto velocemente e abbastanza poco, giusto perché è uno di quei momenti che mi rilassa, mi piace truccarmi, quindi non voglio togliermelo nemmeno oggi, anche se non ho da fare chissà che cosa. Come vi dicevo, mi trucco proprio poco poco, uso la Naked, in particolare gli ultimi tre colori circa, ovvero Naked, Sin, forse anche un po' di Buck, che è un marroncino leggermente più scuro, quindi questi colori qua abbastanza neutri. Per chi non lo sapesse, un mesetto fa ho aperto un negozio su Etsy, ho riaperto in realtà, perché lo avevo già aperto un po' di tempo fa. Magari chi segue il canale proprio dagli inizi sa che ho una grande passione per il fai da te, cucio, lavoro all'uncinetto, quindi avevo aperto questo negozio dove vendere le mie creazioni, ma sono successi un po' di problemi. Etsy mi ha chiuso il negozio senza motivo. La gente non si rende conto di quanto lavoro ci sia dietro qualcosa di fatto a mano, e niente, ho beccato delle belle batoste. Però nell'ultimo periodo mi è tornato un po' la voglia di creare, in particolare le candele, che sapete io adoro le candele profumate, e quindi nonostante sia estate, nonostante un casino di gente mi abbia detto no, ma che cosa fai, aprire un negozio di candele in estate, non venderei mai nulla e bla bla bla, io l'ho fatto, ho aperto un negozio di candele ispirate a libri, fumetti che mi piacciono particolarmente. Al momento ho realizzato delle candele ispirate al Sognatore di Lenny Taylor, Il mio vicino Totoro, Yuna e Rio di Amarsi e Lasciarsi, Poirot, Agatha Christie, insomma diverse cose. L'altro giorno ho constatato che non riesco a parlare e applicare l'eyeliner contemporaneamente. Sto mettendo il Dazzle Liner di Nabla nella colorazione Comet. Lo stendo così semplicemente, non faccio alcuna coda, giusto per dare un po' di luce e basta. Uso un primer per le ciglia, questo è di Lancome, e dopo mi sa che vado ad utilizzare il mascara waterproof di Dior, il Dior Show Pump and Volume, visto che lo voglio provare, l'ho già indossato un paio di volte e da solo ha un effetto molto naturale, ma mi sono accorta che i mascara waterproof danno questo effetto naturale, non sono drammatici, però con il primer l'effetto mi piace di più. Comunque, dicevo che mi sono voluta comunque buttare in questa impresa e per adesso sono molto contenta, perché le candele vi piacciono, sono già riuscita a vendere qualcosa, insomma mi fa veramente molto molto piacere, e avevo un po' paura perché avevo paura di essere, cioè che non piacessero le candele, avevo paura di fallire, ma cioè, finché non provi, finché non fai, non lo puoi sapere, e a me piace mettermi alla prova, visto che comunque creare qualcosa che mi piace mi stimola. Ma avevo paura anche di parlarne qua in video, perché sembra poi che io obblighi le persone a comprare, cioè sono molto restia a fare self promotion, nel senso che mi sembra sempre di dar fastidio, non mi piace convincere le persone ad acquistare quello che faccio. Non so come spiegarlo, però preferisco che qualcuno compri una delle candele che ho fatto io perché gli piace veramente, o perché magari crede particolarmente in me e gli piacciono le candele, non semplicemente per farmi un favore. Non so come altro spiegarlo, so che è uscita male così, però ecco, sono sempre molto restia a parlare di queste cose. Non ho messo il correttore perché volevo truccarmi molto leggera, non mi dà fastidio che si veda un po' di occhiaia, ho messo semplicemente un po' di brush, un po' di blush, ovvero questo qua arancione di Nabla che si chiama Habana.
Sistemo un pelo le sopracciglia e poi mi metto l'illuminante, questo nuovo che ho preso di Becca nella colorazione Moonstone. Allora, per le sopracciglia uso la matita, quella di Benefit, che avevo trovato nella Rebel Box di maggio, si chiama Precisely My Brow Pencil, e sopra invece del gel utilizzo questo primer. Ho notato che a differenza del gel, le fissa comunque le sopracciglia, però in maniera meno dura. Cioè, con il gel rimangono proprio ferme e fisse, e anche se le toccate si sente che c'è tipo del gel, come se vi mettesse il gel nei capelli. Questo è molto più leggero, le fissa, però sembrano molto naturali e soprattutto quando sono di fretta è molto più facile da applicare perché ha una testina, non so come farvelo vedere, comunque. Io semplicemente faccio così e sono già a posto, mentre col pettinino le devo lavorare un po' di più, quindi quando sono di fretta o non c'ho voglia uso questo e anche con la matita vado a riempire semplicemente questo buchetto qua e basta. Dunque, devo ancora darmi una pettinata, però ho intenzione di mettere di nuovo la gonna e ovviamente le scarpe. Ultimamente sono diventata più sicura di me con le gonne, gli abiti, quindi sono contenta. E poi vabbè, una maglietta molto semplice, come vi dicevo, fa abbastanza freschino, per fortuna oggi si respira. Sono in uno dei miei posti preferiti qua in città, ovvero Le Mura. Mi piace tantissimo venire qua a leggere, a fare una passeggiata. In genere è sempre molto tranquillo, non c'è mai anima viva. E poi c'è, secondo me, una bellissima vista. Qua c'è un parco, vengono spesso a passeggiare, correre. Non so, è molto suggestiva come location. Dei miei posti preferiti della città. Scusate se parlo piano, ma mi vergogno un sacco a filmare mentre la gente mi fissa. Comunque, questa è Via delle Volte e penso che sia la mia strada preferita di Ferrara perché è molto romantica, secondo me. Mi piace un sacco l'architettura, i colori, è veramente molto carina. Poi prosegue ovviamente anche per di qua. Un altro dei miei posti preferiti, come forse avrete intuito dalle tante foto che ho messo anche su Instagram, è il castello. Adesso tira molto vento, però è veramente bellissimo. E tutte le volte che vengo in centro ci vengo qua a vederlo, anche solo di sfuggita. Comunque devo dire che è super imbarazzante girare in città e filmarsi quando ci sono tante persone che ti guardano. Mi vergogno tantissimo. Piccola pausa in cui rispondo velocemente alle domande che mi avete lasciato su Instagram. La prima è di Nocturnal Blaze, Sara, anche lei ha un canale YouTube, lo troverete poi linkato qua sotto in descrizione. Scrive: io che ho zero senso dell'orientamento, ti chiedo, per esplorare la nuova città, sei andata a caso, ti sei preparata prima degli itinerari, ti sei affidata alle mappe? Allora, anche io ho zero, ma proprio zero senso dell'orientamento. Infatti i primi giorni ero un po' titubante perché ero completamente solo a casa, non avevo la macchina e io tendo sempre a spostarmi in macchina e non a prendere i mezzi. Quindi ero un po', oddio, e adesso che cosa faccio? In realtà poi una volta ho messo il navigatore sul cellulare per raggiungere il centro, l'ho seguito in maniera lineare, però mentre stavo andando in centro mi guardavo anche attorno, un po', vabbè, perché la città è molto bella, un po' per cercare di memorizzare. Ovviamente ho dovuto fare questa cosa almeno 2 volte. Poi ho cercato di andare verso il centro facendo la stessa identica strada senza guardare però il navigatore, e la quarta volta ho provato a raggiungere il centro facendo una strada leggermente diversa. Mi sono persa, però
in caso di smarrimento posso sempre contare comunque sul cellulare. L'importante secondo me è provare e uscire. Io, parlando anche con altre persone che vivono in città nuove o diverse, ho visto che spesso tendono a rimanere in casa perché non conoscono nessuno, non conoscono la città. Secondo me invece è sbagliato, almeno per me, perché passare molto tempo in casa, chiusi, quando si è in una nuova città, non si conosce nessuno, non riesci a crearti delle occasioni per scoprire qualcosa di nuovo, per conoscere gente nuova. Quindi anche semplicemente per fare due passi, se si ha tempo, secondo me è preferibile spostarsi da soli. Quindi in generale quello che consiglio io è di buttarsi, di andare in giro. Se ci si perde, ci si può ritrovare facilmente. Ormai al giorno d'oggi con i cellulari è facile ritrovare la strada, magari le prime volte fare sempre la solita strada perché si è sicuri, e poi man mano cambiare leggermente percorso. Io almeno ho fatto così, e adesso non dico che sono bravissima perché ci sono tanti posti che ancora non ho visitato. A volte mi chiedo ma dove sono, perché ovviamente non è che esco tutti i giorni, però non è un problema, la strada la si ritrova, e perdendosi si possono scoprire anche delle cose nuove. Gingin512 chiede invece: come combatti la nostalgia di casa? Tu e Mr. Cibi pensate di prendere un gatto qui nella casa nuova? Pro e contro della città nuova rispetto a Rimini? Allora, tantissime domande. La nostalgia di casa ovviamente c'è, principalmente per i miei gatti, perché in questo momento non possiamo prendere degli animali, non siamo stabili in questo posto, quindi prendere un animale è una cosa impegnativa, non va fatta a cuor leggero, non mi sento di farlo se non sono sicura che potrà stare bene in questo posto. La città mi piace di più dove sono qua, perché ci sono più cose da vedere. Almeno per gusto personale mi piace di più come è fatta l'architettura, mi piace il fatto che ci sia meno vita notturna rispetto alla riviera, però non c'è il mare, che secondo me è un grandissimo difetto perché io amo tantissimo il mare, anche se quello di Rimini ovviamente non è sta gran bellezza. In riviera ci sono alcuni posti comunque molto carini dove l'acqua è pulita e sembra veramente di essere in una piscina. È una cosa che mi manca tanto, soprattutto adesso che è estate, perché qua fa un caldo allucinante, c'è tanta umidità, non si respira, quindi io posso uscire soltanto se non c'è il sole, o come ad esempio oggi che è tutto nuvolo e sta per piovere. Un'altra cosa che mi piace molto di qua è che, vabbè, ci sono più negozi che mi interessano, ci sono più librerie, fumetterie, sono piccole cose, però mi fanno sentire come se fossi in una grande città senza essere in una grande città. Non è una città particolarmente grande, però c'è tutto quello che cerco e che mi serve, quindi sono contenta così. Ora sono tornata a casa, mi guardo un episodio di Catfish e mangio il mio passato di verdure. Sì, ultimamente sto cercando di mangiare un po' più salutare. Sono anche in compagnia di questi bei fiori freschi, fanno un profumino. Giusto per darvi un'idea, queste sono le candele che realizzo. Sono in un barattolino in alluminio, come vi dicevo sono ispirate a film d'animazione ma anche libri. Di questa in particolare sono super orgogliosa perché l'ho disegnata interamente io, la grafica, cioè ho disegnato a mano queste falene, io che non so disegnare, vi rendete conto? Cioè, folle. E niente, sono candele profumate e colorate. Questa l'ho accesa solo per poco per provare una cosa, ecco qua. E niente, ci sono anche altre candele comunque nello shop, lo trovate sempre linkato se volete dare una sbirciata. L'altra cosa che volevo raccontarvi oggi, news, aggiornamento, è che domenica ho fatto un intervento su Radio 2 nel programma Pandora, e probabilmente ci sarò tutte le domeniche a consigliare un libro differente di volta in volta, e per me è stato assurdo finire in radio, fare un intervento anche se veramente breve, perché sono stata tipo 5 minuti, però mi fa stranissimo, non avrei mai pensato di finire in radio a parlare di libri grazie a quello che faccio col canale, col blog, sui social. È veramente pazzesco, perché a differenza di quello che molti credono, ovvero che sono una persona snob che se la tira perché ha grandi numeri, io mi sento la stessa identica persona di 5 anni fa, quando non avevo il canale ma volevo aprirlo, e quindi una perfetta signorina nessuno. Penso ancora di esserlo, semplicemente
un filo di visibilità perché ho un canale, ho qualcuno che mi segue e quindi niente, mi sembra molto, molto folle e assurdo. Se siete curiosi, poi vi lascio il link alle puntate qua sotto in descrizione. Ovviamente non ci sono solo io, se non sbaglio, ogni giorno c'è un booktuber differente che consiglia appunto delle letture. Adesso per il mese di luglio il programma c'è soltanto nel weekend, però ecco, insomma, sono contenta. E niente, spero che questo video un po' diverso dal solito vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Se avete altre domande o per qualunque cosa, insomma, mi fa sempre molto piacere leggervi. Io vi saluto e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!